nostalgia dell'intero. Nel mito narrato da Aristofane vengono chiariti, sia pure mediante il ricorso alla suggestione del racconto, due punti fondamentali, non sempre resi espliciti in altre trattazioni, volte a comprendere l'inizio e la fine. Anzitutto il fatto che i nostri limiti, quelli che quotidianamente sperimentiamo come confini invalicabili dell'essere uomini, ivi incluso il limite supremo costituito dalla morte, in una parola, la nostra finitudine, si caratterizzano specificatamente come imperfezione, vale a dire come incompletezza. Cosa potremmo pretendere da un essere che non è un intero, ma solo la metà di un intero? Come stupirsi se ci imbattiamo costantemente nei contraccolpi negativi subiti da ciò che è soltanto una parte e non un tutto? Quale felicità potrà mai essere conseguita da chi sia solo un simbolo? Qui non sono in questione, come ovvio, le dimensioni quantitative, ma la completezza degli individui rispetto ad altre specie viventi. L'uomo sconta giorno dietro giorno la mancanza di ciò che un tempo lo faceva un intero. Questa deficienza costitutiva ed insuperabile identifica più di ogni altra cosa la peculiarità dell'essere uomini. Non meno rilevante il secondo aspetto. Benché congenita, questa mutilazione è per la specie un risultato relativamente recente, non un'origine, è una conseguenza, non un dato indipendente. La nostra natura di un tempo non coincide con la nostra natura attuale. Alle nostre spalle vi è un evento del quale siamo perfettamente responsabili, che è alla fonte della menomazione che ci è stata inflitta. Il tentativo di assalto al cielo, la crisi del rapporto col piano divino, la rottura del cosmos preesistente ci ha condotto a subire la ferita che ci ha dimidiato. Eravamo rotondi, tremendi di vigore e forza. Tutto ciò doveva essere sanzionato imprimendo nella carne, mediante un taglio, appunto, il segno di una punizione perpetua, giusta retribuzione della colpa commessa. La condizione umana attuale reca dunque il marchio di una rottura provocata dalla tracotanza. Se non siamo più sferici, e cioè compiuti e perfetti, ma siamo soltanto metà, è a seguito di un oltraggio recato alla divinità. Attribuendo all'eros il compito di rimediare all'incompletezza, restaurando l'armonia dell'antica natura mediante il mito di Aristofane, ma anche in modi diversi nel racconto di Diotima a Socrate e nella trattazione del Fedro, Platone indica nell'amore il principio di una salvezza possibile. Tutto sta, almeno così sembrerebbe, a non lasciare inascoltato il richiamo erotico e quindi a intraprendere l'itinerario che potrà ricondurci verso l'integrità perduta. Si tratterà di cercare instancabilmente l'altra metà con la quale ripristinare la perfetta sfericità dell'intero, ottenendo così un risanamento che non è limitato al solo corpo né soltanto all'unione fra l'anima e il corpo, ma che riguarda il nostro essere in quanto tale, riscattato dalla parzialità e ricollocato a livello ontologico da cui proviene. Assecondando i dettami dell'amore, potremo finalmente acquietare quella nostalgia dell'uno che ci ha costantemente accompagnato. Chiudo con questo. Sì, sì. Questo è un piccolo omaggio condiviso da parte di Antonio Porta, un piccolo verso di Antonio Porta. Si intitola Per caso mentre tu dormi. Per caso, mentre tu dormi, per un involontario movimento delle dita, ti faccio il solledico e tu ridi, ridi senza svegliarti, così soddisfatta del tuo corpo, ridi, approvi la vita anche nel sonno, come quel giorno che mi hai detto, lasciami dormire, devo finire un sogno. Grazie. Marco Di Stefano con
Miti d'amore, saggio di Umberto Curi, bestseller della Bompiani, libro più venduto dell'estate, premio Capalbio. E io vi lascio subito la parola, però vi dico che sono arrivate già quattro domande, tutte sullo stesso tema. Che cos'è l'erotismo, secondo lei, professore, secondo voi? Abbiamo aperto le danze. Allora, buonasera a tutti. Il mio ruolo è quello di fare domande, lo faccio di mestiere e di mestiere sono anche molto curioso. E questo libro mi ha colpito molto perché mi ha riportato indietro ai miei studi classici e mi ha fatto riflettere sul fatto che cambiano tante cose, ma ci sono dei principi che rimangono dentro di noi, è come se ce li portassimo dietro, professore. Allora, lei che da 15 anni studia i miti, no? Che cosa ci può dire? Perché l'amore, noi che siamo uomini e quindi mortali, perché ci fa sentire immortali invece in qualche modo? Ma dunque, partirei anzitutto riprendendo uno spunto che lei dava, che trovo molto significativo e convincente, e che molto spesso contraddice quanto si è soliti affermare quando si dice ad esempio che la situazione di oggi, la vita di oggi, i nostri costumi, le nostre inclinazioni sono molto diverse rispetto da quello di un tempo. Ecco, io ho sempre diffidato da queste generalizzazioni che tenderebbero a sottolineare una rottura di continuità tra il passato e il presente. Anche quando ad esempio si parla del rapporto tra le generazioni, molto spesso la difficoltà nella quale ci troviamo, quelli che come me ad esempio hanno rapporto con le giovani generazioni anche per questioni professionali, non ci rendiamo conto che la difficoltà del dialogo e talora anche della pura e semplice comunicazione è un dato che si ripete da sempre, che vi è sempre stato in forme talora diverse, ma che è anche un segnale del nuovo di cui i giovani sono certamente portatori. E credo che uno dei segni della persistenza di alcuni aspetti caratteristici e ineliminabili della condizione umana sia proprio l'esperienza dell'amore. I miti che ho analizzato all'interno di questo testo abbracciano un arco di tempo amplissimo, perché il mito più antico di cui rendo conto è quello che è stato anche così efficacemente letto dall'attore in precedenza, è il mito che Aristofane narra nel Simposio di Platone e che quindi appartiene a un periodo storico che è all'incirca la prima metà del IV secolo avanti Cristo. L'ultimo mito che viene analizzato all'interno del libro è invece quel potentissimo e per molti aspetti ancora inquietante mito moderno che è legato alla figura di Don Giovanni.